Procediamo adesso con l'oggetto 158. Qui a rispondere potrebbero essere due assessori, Bartolini e Cecchini. L'interrogazione è presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari. Sentenza di condanna della Corte dei Conti a carico dell'attuale direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Valutazioni e intendimenti della Giunta regionale in merito. Prego, consigliera Carbonari. Grazie, Presidente. Dunque, in questa interrogazione il Movimento 5 Stelle vorrebbe delle informazioni sulla nomina e sulla compatibilità del direttore generale dell'ARPA. Allora, ricordo che la nostra regione, Regione Umbria, con DGR del 2014 ha approvato l'avviso di selezione, l'avviso pubblico per l'acquisizione delle disponibilità appunto alla nomina, che nel 2014 è stata istituita poi successivamente alla commissione. E quindi questa commissione ha valutato un insieme di profili e poi successivamente nel novembre 2014 avrebbe infine con DGR del novembre 2014 ci sarebbe stata la nomina dell'attuale direttore generale dell'ARPA Umbria, Walter Ganapini. Allora, considerato però, quindi nomina di novembre 2014, considerato però che con sentenza di maggio 2014 la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Campania, avrebbe condannato per danno erariale questo direttore generale al pagamento di una somma di circa 1 milione di euro, poi ridotta a 200.000 euro e poi con oltre interessi. Con riferimento ai fatti che avvennero quando era assessore all'ambiente presso la giunta regionale Bassolino. Allora, c'è stata questa condanna, le motivazioni della condanna sono peraltro abbastanza gravi. No, sostanzialmente possiamo racchiuderle tutte in una responsabilità per culpa in vigilando. Tenuto conto appunto di questa situazione, secondo il curriculum che è pubblicato nel sito di ARPA Umbria, peraltro questo direttore avrebbe anche un'età di circa oltre 67 anni, superiore al limite dei 66 anni e 7 mesi previsto per la cessazione obbligatoria dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano almeno 20 anni di contributi pagati. Detto ciò, noi interroghiamo la Giunta per sapere se al momento della nomina il direttore generale di ARPA, del direttore generale, la Giunta fosse a conoscenza di questa condanna, chiarendo poi come intenda agire oggi, anche a seguito dell'esito dell'appello che appunto ha confermato la prima sentenza, indicando infine se il direttore generale abbia o meno superato i limiti anagrafici relativi alla risoluzione obbligatoria del contratto di lavoro. E se posso permettermi di aggiungere una domanda, qualora lei già ce l'avesse all'interno magari delle risposte tra le varie cose, se questa multa, diciamo così, se questa somma poi sia stata effettivamente pagata dal direttore generale. Grazie. Grazie. Adesso a rispondere sarà l'assessore Bartolini. Prego, assessore, a lei la parola. Allora, mi è stata prodotta una nota tecnica dalla quale emerge che al momento della presentazione dell'autodichiarazione del 13 ottobre 2014 era stata dichiarata la condanna da parte della Corte dei Conti in primo grado. Sempre dal punto di vista dei pronunciamenti dell'ANAC è stata fatta una valutazione tecnica che appunto non sia causa ostativa ai sensi del decreto legislativo 39/2013. Per quanto riguarda l'ultima questione, che è nuova, se me la ripropone sarò in grado di darle informative, che al momento, dato che non c'erano nella richiesta di interrogazione, sul pagamento. Quindi se mi fa una qualsiasi forma le varie che sono consentite dallo statuto dell'opposizione e comunque dei consiglieri regionali,
le darò notizie in merito anche a ciò. Sì, la ringrazio, prego. Assessore. Sì, questa ultima domanda deriverebbe dalla legge regionale che abbiamo appunto approvato recentemente. Beh, mi piacerebbe però ricordare, perché ho aggiunto questa domanda, che diciamo quesito che non avevo intercettato nel momento in cui era stata fatta l'interrogazione. Perché? Perché risulterebbe che qualora ci siano dei debiti nei confronti appunto, no, della Corte dei Conti non estinti, ciò sarebbe causa di decadenza immediata. Quindi io sicuramente farò questa richiesta, perché è importante, no, che ci sia la conoscenza da parte di tutti i consiglieri, se, visto che la legge poi è stata approvata recentemente, se ciò è, se la, diciamo, la multa è stata estinta e quindi non sussistono questi requisiti, oppure nel caso opposto chiaramente dovrà essere sottoposto, no, alla legge regionale. Grazie. Grazie consigliera. Andiamo avanti con l'ultima interrogazione. E l'oggetto è il numero 174, sempre presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari, e rivolta all'assessore Cecchini. Umbria, Cuore Verde o mega discarica d'Italia, sepolte a Terni decine di milioni di tonnellate di rifiuti industriali. Prego. Torniamo su un nodo quanto mai complesso e delicato, e mai davvero realmente affrontato, della nostra regione, e cioè in quella realtà davvero bistrattata e dimenticata che si trova nell'Umbria meridionale e quindi a Terni. A pochi passi, direi, dalla cascata delle Marmore abbiamo una mega discarica, che è una delle più grandi d'Italia, che da circa un secolo è attiva con decine e decine di milioni di tonnellate di rifiuti industriali, che ha già notoriamente prodotto le sue ampie contaminazioni, in particolare anche con cromo esavalente, che ci facciamo gli sciacqui a Terni nelle acque sotterranee col cromo esavalente, però nessuno interviene, nessuno, nessuna istituzione, tutto normale, perché naturalmente si deve far andare avanti la produzione, ma illimitatamente, ma illegalmente, e nessuno interviene. E anzi, voi, Regione Umbria, consentite ancora di accumulare rifiuti industriali in quell'area che è già pesantemente contaminata e è oggetto di un sito di interesse nazionale per le bonifiche, come se nulla fosse. Allora, gli eccessi di cromo esavalente non sono una sciocchezza. Il cromo esavalente è un cancerogeno di prima classe. È una vicenda, quindi, questa molto molto grave, e ripeto, è molto grave che nessuna istituzione statuale se ne interessi in maniera definitiva, come va fatto in uno Stato normale occidentale, facendo rispettare le regole anche alla Thyssen, anche ai tedeschi. Ok? Non accade. Eppure lì è già stata costruita là sotto, pensate quale fantasmagorico progetto questo Stato ha sentito anni fa, la famosa famigerata galleria stradale Tescino, da cui pioveva cromo esavalente ed altro, e due operai hanno dovuto lasciare definitivamente la propria attività, il lavoro. Prima ancora fu rinvenuto il laghetto di cromo esavalente, con eccessi incredibili appunto di inquinanti in quei fluidi. Allora noi abbiamo chiesto, anziché andare avanti consentendo alla Thyssen di risparmiare soldi sulle, poi ci dicono che hanno fatto 100 milioni di utile, lo fanno sulla pelle delle persone, investano sull'ambiente, altro che 100 milioni di utile, lì ci sono miliardi di danni. Allora, a fronte di questo, voi non potete consentire di far accumulare ancora scorie, rifiuti industriali lì, soltanto per compiacere questi signori. E dall'altra parte, la discarica, si ricorda, non è nemmeno totalmente impermeabilizzata, ancora, dopo un secolo. Quindi voi dovreste far sospendere l'AIA, invece no, si va avanti, si sospenda l'autorizzazione integrale ambientale. Si denuncia tutta la magistratura,
Così si fa, così si chiude un'epoca di totale illegalità nell'abbancamento dei rifiuti, salvo altro, perché poi c'è la questione delle emissioni diffuse che è vergognosa, abbiamo il cromo esavalente anche nell'aria, degli eccessi incredibili, è ora di farla finita. Bene, assessore Cecchini, prego, a lei per la risposta. Sì, ma pacatamente, perché l'argomento è serio, faccio un po' la sintesi di quello che è la storia di questa discarica, frutto anche del rispetto delle normative che nel tempo si sono succedute. Il polo siderurgico di Terni, attualmente gestito da Acciai Speciali, opera nell'ambito di un'autorizzazione integrata ambientale del 2010, rilasciata dalla Regione Umbria, cui sono seguiti circa 50 provvedimenti di aggiornamento, molti dei quali rilasciati dalla provincia di Terni e naturalmente poi dalla Regione dal 2015 in poi, nel momento in cui è rientrata competenza quella che stava in capo alla provincia. Nell'AIA del 2010 è ricompresa anche la discarica sociale di Vocavolo Valle, autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi fin dal 2005 dalla provincia di Terni e oggi ancora in coltivazione. La capacità residua della discarica, mai ampliata rispetto ai volumi già previsti nella prima autorizzazione del 2005, garantirà ancora per molti anni il conferimento di scorie siderurgiche già sottoposte a processi di recupero dei metalli ferrosi e ferroleghe riciclabili. Le scorie destinate allo smaltimento in discarica attualmente sono pari a circa 300.000 tonnellate l'anno. Il progetto di ulteriore recupero delle scorie prescritto dall'AIA vigente consentirà di ridurre ulteriormente le quantità di scorie da smaltire nella discarica autorizzata, allungando la sua vita di alcuni anni. Al completamento dei volumi autorizzati è prevista la copertura finale della discarica, la sua chiusura e riambientazione con terreno vegetale e ripiantumazione con essenze autoctone. La discarica autorizzata attualmente in coltivazione conforme agli standard del decreto legge 36 del 2003. È dotata di sistemi di impermeabilizzazione di fondo per evitare che le acque di percolazione possano arrivare a contaminare le falde idriche sottostanti. Dalla sua realizzazione ad oggi non si sono registrati eventi di contaminazione. In aree adiacenti alla discarica in coltivazione sono altresì presenti ulteriori corpi di vecchie discariche, oggi tutte dismesse, realizzate in epoche antecedenti all'entrata in vigore del decreto legge legislativo 36 e quindi realizzate anche con tecniche che non garantiscono il grado di impermeabilizzazione oggi fissato dalla legge. Le aree della nuova discarica, delle vecchie discariche, di parte del sito produttivo e di alcune aree limitrofe, ricadono nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale denominato Terni Papigno. Il relativo procedimento di bonifica è in capo al Ministero dell'Ambiente e ad oggi non è stato concluso. Nel corso delle indagini di caratterizzazione svolte nell'ambito del procedimento di bonifica del sito appunto nazionale, di interesse nazionale, presso il Ministero sono emerse contaminazioni della falda per taluni inquinanti, tra i quali il cromo. I conseguenti provvedimenti di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica sono stati in parte definiti dal Ministero stesso attraverso decretazioni in sede di conferenza decisoria. Nessuna di tale decretazione ha previsto l'interruzione dell'attività produttiva condotta da Aste e o la sospensione dei conferimenti delle scorie siderurgiche presso la discarica sociale La Valle, autorizzata appunto con l'AIA del 2010. In ogni caso è utile evidenziare che l'AIA prevede una specifica clausola di salvaguardia che stabilisce che le decisioni in ambito SIN, quindi nazionale presso il Ministero, prevalgono sull'AIA stessa e quindi ove lo dovesse disporre il Ministero, sulla stessa prosecuzione dei conferimenti in discarica prevarrebbe quanto disposto dal Ministero rispetto a quanto previsto dall'AIA del 2010. Ad oggi nessuna evidenza nell'ambito delle indagini condotte sul SIN Terni Papigno ha mostrato correlazioni tra l'attuale discarica in coltivazione e le contaminazioni registrate dei piezometri,
pertanto non sussistono elementi per poter disporre da parte dei competenti uffici la sospensione dei conferimenti, che anzi determinerebbe il mancato completamento della discarica in coltivazione, che risulterebbe difforme dai profili sommitali di completamento previsti dal progetto, condizione necessaria per garantire l'isolamento e la corretta regimazione delle acque meteoriche nei decenni successivi alla chiusura della discarica. Risulta invece urgente la conclusione del procedimento di bonifica, questo sì, attivato sin dal 2002 presso il Ministero dell'Ambiente, le cui conclusioni permetterebbero di individuare le cause delle contaminazioni registrate, la definizione dei conseguenti interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Sarà nostra cura, in un incontro che abbiamo al Ministero dell'Ambiente la prima settimana di dicembre, verificare anche lo stato dell'arte anche da un punto di vista politico su questo aspetto. Assessore, prego consigliere per la replica. Ma io non so in base a quali dati questi dirigenti, che devono ruotare ma non ruotano mai, possano affermare simili boiate, e lei li legge. In base a quali perizie, a quali CTU, a quali perizie di parte possono scrivere che non si sono mai registrate contaminazioni su quella discarica? Hanno letto forse le perizie della ThyssenKrupp? Hanno letto altre perizie? Non ci sono perizie, non ci sono approfondimenti da parte della Regione, proprie della Regione, al riguardo. Ci sono invece una serie di analisi che dimostrano proprio il contrario. Quindi voi state, ripeto, continuando a fare il tappetino della multinazionale per farle guadagnare i 100 milioni che portano si sa dove all'anno, 100, 200 mila. Loro non investono nulla e continuiamo con questa patetica sceneggiata che va avanti da anni. L'AIA è ancora in fieri da 4 anni perché gli uffici della provincia ambiente e quelli dell'ARPA, quando c'era Adriano Rossi, hanno denunciato questa situazione. Non vi siete mossi. Andiamo avanti così. Non è vero poi che sono 300.000 le tonnellate annue conferite in quel sito. Sono 450.000, mezzo milione all'anno di tonnellate, la più grande discarica del centro Italia. Vorrei capire i soldi, perché sono mezzo milione l'anno, poi dove vanno a finire? Arrivano a Terni? Non mi risulta. Allora anche su questo bisogna essere seri. Io chiedo quindi a voi di procedere prima a una CTU, prima convocare i tribunali, prendere atto che la situazione è grave, chiamare la procura, fare quello che bisogna fare e poi arrivare a dire non ci sono contaminazioni, perché al momento si dimostra proprio il contrario. Ci sono contaminazioni fino a 33 volte i limiti per quanto riguarda il cromo esavalente sui piezometri, quindi acque sotterranee della zona della discarica e dello stabilimento. Che bisogna fare? Si può ancora continuare ad abbancare il rifiuto soltanto perché un dirigente, non so chi, scrive queste cose? No, è una vicenda molto seria, ripeto. Sì, però lei sta contestando, scusi. Allora, non è una manina, lei dovrebbe scendere da Città di Castello e venire a Terni a vedere la situazione. Allora, anzi, la commissione regionale dovrebbe essere presente lì. Consigliere, voi dovreste rendervi conto di cosa parliamo. Capito? Perché passano gli anni e altri pagano per l'assenza della politica che ha deciso di vendere un territorio per gli interessi di una multinazionale.